sono onorato che questa mia idea poi sia trasformata in qualcosa di concreto e condiviso. Vi parlerò brevemente della nascita di questa idea e della mia ignoranza. La mia ignoranza perché trasferitomi 13 anni fa da Milano in Polesine, ho cercato di capire un po' meglio, probabilmente Polesine si conosce per la rotta del Colle, è un territorio che molte persone non sanno neanche dove sia. Ho scoperto che Matteotti è la sua fratta, ha studiato a Rovigo, che è la sua casa a Porta Polesine e che la sua tomba è a Porta Polesine. Allora ho detto, ma come mai il Polesine non utilizza almeno questa sua risorsa? Da lì l'idea di fare un semplice sito, come avrei voluto fare mia figlia, con molta umiltà, tenendo presente però che un sito ha bisogno della grafica o ha bisogno delle immagini. E anche lì cercando, ho trovato Scalarini per caso, il sito di Scalarini, non conoscevo niente, ho fatto una telefonata e dicendo ma chi sarà interessato ad avere tutti i disegni che Scalarini ha fatto su Matteotti. Dall'altra parte il signor Levi non solo mi ha risposto, mi ha mandato subito un CD e poi mi ha detto ma guardi vieni a Milano a parte del Novecento che le faccio vedere cos'è effettivamente la Scalarini. Mi ha fatto vedere tutta la mostra e ho capito e ho fatto una, diciamo così, una mostra digitale di Scalarini su Matteotti. Poi sono venuto in contatto per fortuna con la fondazione e a quel punto ho detto ma scusate ma perché non prendete questo materiale già esistente e perché non fate una mini pubblicazione? Nonostante il brevissimo tempo sono riusciti a fare anche questo, mi sembra che il progetto dal mio punto di vista sia concluso. La mia idea del sito poi è di riuscire ad andare oltre e fare in modo che Matteotti possa essere, non dico capito anche dei giovani, ma approcciato dai giovani, per capire un'altra cosa. E il problema di far conoscere Matteotti ai giovani sarà sempre difficile, come lo sarà per la guerra 15-18, ma anche sotto la seconda guerra mondiale, perché il passato non si può inserire nelle nuove teste, per così dire. Però ci sono modalità, tipo fotografare dei monumenti Matteotti, magari in maniera spiritosa, ma altre idee che mi stanno venendo in mente e speriamo di riuscire a procedere su questa strada. Grazie.